mi viene in mente Gesù che dice alla Samaritana: verrà il giorno in cui non si adorerà né sul tempio né in un altro luogo, ma in spirito di verità. Ecco, la Chiesa, secondo me, deve riflettere molto su questo, e tutti noi, popolo di Dio. Sì, diciamo così, il tentativo della Samaritana era un po', insomma, da interpretare, perché questa donna in quel momento era davvero, come dire, assetata di una risposta a questo riguardo. Non lo so, so che si trova in un momento da sola, lei donna con un uomo, lei samaritana, quindi appartenente a un'etnia impura come origine e per di più scismatica dal punto di vista religioso, di fronte a un giudeo, e per di più lei con una situazione matrimoniale che oggi definiremmo perlomeno irregolare, di fronte a uno che aveva la fama di essere un uomo di Dio perlomeno. E da qui tutti questi suoi tentativi per difendersi. Io interpreto un po' così quel testo, cioè cerca di tirar su dei muri invisibili per cercare di arginare questo tipo che non si sapeva bene cosa volesse da lei. Ecco, sta di fatto che nel dialogo in difesa della Samaritana a un certo punto viene fuori questa domanda. Voi giudei dite che bisogna celebrare il culto a Dio a Gerusalemme, nel vostro tempio, che era l'unico in quel momento. Noi samaritani ne abbiamo costruito in passato un altro qui sul monte Garizim in Samaria. Dove è giusto, dove è corretto entrare in rapporto cultuale con Dio? E Gesù se ne esce giustamente con quella frase che lei ha ricordato: adorare Dio in spirito e verità. In spirito, cioè docili allo Spirito Santo, e in verità, in, che è la verità. Io sono la via, la verità e la vita. Quindi rimanendo in Gesù, rimanendo in un rapporto di affetto credente con Gesù. Questo è il vero culto. E qui si vede affiorare un punto su cui effettivamente il cristianesimo ha fatto, grazie a Gesù, un balzo in avanti dal punto di vista spirituale. Cioè, di per sé noi non abbiamo necessità di celebrare nelle chiese, nelle cripte, nelle basiliche. Di per sé, per esigenze pastorali, si può celebrare con un gruppo di giovani anche in montagna, anche, oserei dire, sulla spiaggia, non in acqua. Ecco, lì ci vuole un po' di buon senso in più, oserei dire. So cosa intuisco che voi dalle vostre dai vostri sorrisi intendiate ciò a cui mi riferisco. Però possiamo. Perché? Perché il nostro tempio è Gesù. Il nostro ambito in cui entrare in rapporto con Dio è l'umanità glorificata di Cristo risorto. Tutti ricordate quando Gesù si sente dire da un suo discepolo: guarda Gesù, Giovanni 2, guarda Gesù che tempio meraviglioso, e lui dice: non rimarrà pietra su pietra, verrà distrutto e io lo ricostruirò in 3 giorni. E il vecchietto, l'apostolo Giovanni, decenni dopo, ripensando, facendo memoria nello spirito di quella frase di Gesù, capì, si riferiva al suo corpo, alla sua umanità,
Quindi di per sé noi possiamo giungere a Dio attraverso l'affetto credente in Gesù, ascoltando la sua parola, celebrando i sacramenti. Distruggessero pure San Pietro, ci dispiacerebbe, ci mancherebbe, però non ne andrebbe del fondamento della nostra fede, perché appunto l'ambito in cui noi entriamo in comunione con Dio è il corpo glorificato di Cristo, di cui siamo membra. Quindi il Tempio è Lui e la comunità cristiana. E allora perché abbiamo bisogno di chiese, di luoghi sacri? E perché siamo esseri simbolici, siamo fatti di carne ed ossa, oltre che di spirito, o meglio, lo spirito accede alla rivelazione di Dio attraverso la nostra corporeità, per cui abbiamo proprio bisogno di vedere una croce, di vedere la notte di Pasqua un fuoco che si accende, un cero che illumina, e perché tutto questo rinvigorisce, fa risuonare tutta la nostra umanità. Tante volte si pensa che la liturgia sia qualcosa di primariamente intellettuale, e sbagliamo un po'. Tante volte siamo lì a spiegare tutto, anche nel rito. Questo cero indica Gesù Cristo che illumina i passi della mantaci. Lascia che il simbolo faccia vibrare lo spirito. Ecco, noi abbiamo bisogno di simboli per accedere a Dio, ma appunto il nostro luogo esistenziale di questo contatto con il Dio invisibile, come vi dicevo la volta scorsa, è il volto umano ora glorificato di Cristo, di cui facciamo parte. Paolo dice: ciascuno di noi è come un membro del corpo di Cristo, che lo Spirito Santo ravviva attraverso i suoi doni, i carismi. Oppure pensate a un mosaico con il volto di Cristo, e ciascuno di noi è una tesserina, ma senza quella tesserina, senza quelle tesserine, non si vedrebbe nell'oggi della Chiesa il volto di Cristo.